Oh, madonnina mia, che caldo! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul mio canale, il mio nome è Serena e oggi sono qui per parlarvi della nuova collezione In My Birthday Suite di Moolak. Io ho acquistato la palette e due dei nuovi liquid lipstick. Vi chiedo scusa se vi sembrerò un pochino lucida, accaldata o come volete voi, solo che praticamente fa 40 gradi all'ombra. Io ho deciso di registrare anche un piccolo tutorial per questo trucco e dato che volevo realizzare anche un mini video per Instagram da postare proprio questa sera, ho dovuto iniziare a lavorare su questa collezione praticamente subito dopo pranzo, il cuore del caldo alle 2 del pomeriggio. Sto sfiammando con questa softbox in faccia, tra l'altro ne ho solo una, spero che comunque i colori potrete vederli bene. Purtroppo se mi seguite su Instagram lo sapete e se non mi seguite vi lascio il link giù nell'info box nel caso vogliate venire a dare un'occhiata. Dicevo, se mi seguite su Instagram lo sapete, purtroppo mi si è rotta la lampadina della seconda softbox e quindi al momento mi sto arrangiando con una sola softbox. Vedremo se poi riacquisterò una nuova lampadina o se sto meditando anche l'acquisto di una ring light bella grande, adesso vediamo. Comunque parliamo subito della novità. Questa è la palette che arriva con, vabbè, la plastica per riparare gli ombretti e la sua scatolina di quelle appunto che si sfilano, e dietro ci sono scritti tutti gli ombretti, gli inci, e davanti appunto c'è il nome della collezione. Questa qui è la palette, il pack primario di questo rosa nude con questa banda metallizzata color rosa ramato, molto molto elegante e molto bello. C'è uno specchio all'interno. Il pack mi sembra molto molto importante, nel senso che non è uno di quei pack che sembra non reggere l'urto di un trasporto, ecco, e quindi questo va a favore della possibilità di portare questa palette in viaggio. È piccolina, pensavo fosse leggermente più grande, invece è piccolina, e anche questo va a favore della trasportabilità della palette nel caso in cui uno vada in vacanza. E questi qui sono i colori. Ci sono varie texture, ci sono i matte, ci sono i satinati, i metallizzati, c'è la nuova texture che è questa della fila al centro con tutti questi glitter, alcuni anche duochrome che mi hanno lasciato senza parole, ad esempio uno di quelli che indosso ed è Jewel, è questo qui, che è un argento con riflessi rosa lilla. Io non pensavo che i riflessi lilla si vedessero così tanto anche sull'occhio, si vedono veramente tanto, non so se voi riuscite a vederlo dalla videocamera, ma io ero un po' titubante quando l'ho provato, ho iniziato a provarlo sull'occhio e invece sono rimasta, io guardandomi allo specchio vedo tantissimo il lilla. Spero che possiate apprezzarlo e vederlo anche voi perché ne vale veramente la pena. Voi sapete che io sono sempre molto molto obiettiva, ci sono stati dei prodotti di Moolak che non mi sono piaciuti e andando anche controcorrente ho espresso la mia opinione, mi sono presa anche un sacco di insulti per questo, però va bene. Ad esempio la palette della collezione dell'estate scorsa non mi piaceva, la palette occhi intendo, quella per il viso, la Fiesta Cheeks, mi piace tanto, quella per gli occhi non mi piace, lo continuo a dire, continuo a non piacermi, a non soddisfarmi, quindi continuo a dirlo. Questo per dirvi che non avrei nessunissimo problema a dirvi che questi ombretti non performano se non performassero davvero. Moolak non ha mai collaborato con me, non collaborerà mai con me perché sa chi sono. Mi sono fatta, diciamo così, notare ora per motivi di critiche, ora per motivi anche di lodi, perché Moolak è un'azienda che mi piace tanto. Non mi ha mai considerato per collaborazioni e non credo che inizierà a farlo così perché gli gira in questo momento, quindi non ho da diciamo lecchinare niente e nessuno, sto dicendo le mie impressioni. La fila centrale, che è quella che mi interessava di più nel senso che era la più particolare, mi ha lasciato senza parole, almeno swatchandola. Ovviamente ho provato solamente Jewel sugli occhi e mi è piaciuto tantissimo e non vedo perché gli altri non debbano performare bene anche sugli occhi come performano sul braccio. Vi faccio scorrere intanto le immagini degli swatches di questi ombretti. Gli swatches sono fatti su braccio nudo senza alcuna base,
corse, senza colle, senza nulla, e gli ombretti al centro sono spettacolari, e non vedo perché non debbano esserlo neanche sugli occhi, visto che Jewel ha performato benissimo, non mi ha fatto neanche fallout, se devo essere sincera, neanche gli ombretti opachi mi hanno fatto fallout, sebbene prelevandoli col pennello. Tra l'altro, per realizzare questo trucco ho utilizzato tutti i pennelli di Mulak, dicevo, prelevandoli col pennello un pochino il pan rimanesse leggermente spolverato, però sul viso non mi hanno dato nessunissimo problema di fallout. Io mi ero già fatta tutta la base, non mi sono pulita nulla e non mi sembra di vedere ombretti sparsi sulle mie guance, insomma. Gli ombretti opachi non sono gli ombretti più scriventi che io conosca, vanno stratificati e questo non è, diciamo, un male, secondo me, perché almeno si può decidere l'intensità da conferire, al trucco. Però secondo me dovrebbero lavorare un pochino di più sulla omogeneità dell'ombretto, nel senso che alcuni ombretti che ho utilizzato, ad esempio Underneath, che è questo qui, non dico che mi ha fatto macchia, però ci sono dovuta stare parecchio attenta. Fortunatamente il fatto che non siano estremamente scriventi aiuta a evitare la macchia, nel senso che poi si va con piccoli strati di colore e quindi difficilmente gli ombretti opachi così modulabili e non chiazzone sin da subito fanno delle macchie irreparabili, però questa è una cosa che volevo segnalarvi, nel senso che alcuni, non tutti, di questi ombretti opachi possono dare dei problemi di stesura in questo senso, ma nulla di estremamente irrisolvibile. E parlo soprattutto appunto di Underneath, che è questo qui, un pochino anche Taboo, che è il nero, non è un nero estremamente scrivente come dice anche Cindy, è fatto appositamente così per andare a intensificare semplicemente il nostro trucco e non per fare delle chiazzone nere sin da subito, e poi anche un pochino Hot Chalk, che è il marrone un pochino più scuro e freddo, ha leggermente questo difetto. Con gli altri non ho avuto grossi problemi. Gli ombretti, diciamo satinati, questi qui, sono molto molto belli, anche questi riflessati e scriventi. Quindi diciamo che nel complesso la palette non mi dispiace affatto, ha una selezione bellissima di colori e questa appunto riga centrale che mi interessava tantissimo mi ha soddisfatta appieno. Ovviamente proverò anche gli altri quattro sugli occhi, oltre a Jewel che ho utilizzato oggi. E se dovessi cambiare idea, se dovessi vedere che qualcuno di questi non performa bene sull'occhio, vi dirò tutto nelle stories su Instagram, quindi venitemi a seguire anche lì, mi raccomando. Gli ombretti opachi, tutto sommato, non sono malvagi, ripeto, non sono i miei preferiti, ce ne sono di migliori a mio modesto parere, tutto è soggettivo ovviamente, però si sfumano bene. Anche questo piccolo difetto che mi hanno fatto in stesura alcuni di questi, di piccole macchie, sono riuscita a, diciamo, recuperarlo molto molto facilmente. Quindi diciamo che anche solo per gli shimmer e per questi centrali, la palette secondo me vale la pena provarla. Io non mi sono pentita di averla acquistata solamente per questo piccolo difetto che hanno alcuni dei matte, e quindi se qualcuno mi dovesse chiedere secondo te ne vale la pena acquistarla e provarla, secondo me sì. È travel friendly, ha tutti i colori nude che tutti sicuramente usiamo, ci si possono realizzare secondo me trucchi sia molto molto portabili, tranquilli, da tutti i giorni, sia nude ma un pochino più eccentrici, grazie appunto a questa nuova texture molto molto particolare. Alcuni di questi sono anche duochrome, vi ricordo, e quindi secondo me è una buona palette. Per quanto riguarda i nuovi colori delle Velvet Ink, io ho acquistato i Nadamas e Milf al quadrato, che sono questi due qui, e ho fatto per voi gli swatches e anche qualche comparazione, quindi vi lascio alla clip. Da sinistra verso destra abbiamo i Nadamas, poi Milf al quadrato, i My Birthday Sweet e Nice to Meet Ya, mentre sotto ho fatto lo swatch di Milf, il rossetto in stick.
Allora, io in questo momento indosso Milf al quadrato, che è questo bellissimo colore. Non avevo dubbi che mi sarebbe piaciuto perché Milf mi piace tantissimo. Sulla durata non so dirvi nulla perché appunto sono arrivati questa mattina e li ho provati proprio in questo momento. Non ci ho mangiato, non ci ho bevuto ancora, non ci faccio assolutamente nulla. Posso dire che sulle labbra è veramente. Non si sente, è leggerissimo, e che l'effetto velvet è innegabile, è molto molto opaco, molto omogeneo sin dalla prima passata e mi piace un sacco, non vedo l'ora di provare anche l'altro nude. In realtà mi sono un pochino pentita di non aver acquistato anche il terzo colore perché ho visto degli swatches in alcune stories di altre ragazze che seguo e in alcuni video e mi piace un sacco anche quello. Probabilmente potrei anche pensare di acquistarlo, a questo punto avrei potuto acquistare la box, però vabbè, non fa nulla. Questo è tutto per quanto riguarda questa nuova collezione di Mulac. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi lascio a un piccolo tutorial di questo trucco che ho realizzato appunto con la palette e con Milf al quadrato, sperando che vi possa essere utile, vi possa piacere, perché negli ultimi video e anche su Instagram mi avete scritto in tantissimi per dirmi di fare più tutorial, perché vi piacciono un sacco i miei trucchi e io sono contentissima, davvero vi ringrazio tantissimo. Per il momento vi saluto, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video e spero tanto di vedervi al prossimo. Ciao! Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything you lose.